Ciao a tutti! Sono un po' emozionata, sapete perché? Sto andando a prendere Elena a scuola, alle elementari, ed è una cosa che non riesco più a fare con il lavoro e tante altre cose che stiamo facendo in questo periodo. Infatti, l'avrete notato che sono molto stanca, però è un investimento per la famiglia e quindi sono felice così e spero anche che sia un investimento per me stessa, perché sto mettendo veramente l'anima in tutto quello che sto facendo, non solo il fisico, tutte e due le cose. Comunque, mi piacerebbe poi raccontarvi un po', perché oggi è passato Ricky, è venuto da Torino giusto per una serata e mi ha detto un sacco di cose belle, importanti, e anche se è un po' preoccupato per me, per la mia salute, per la mia stanchezza, però mi ha detto anche quando è che tu potrai finalmente avere la vita che meriti. Ecco, io in questo momento sto pensando che... Ma questo potrei anche toglierla, sono da sola, vabbè. Ma la tolgo un attimo. Che la vita che merito rende felice me. E rende felice loro, e una mamma non può prescindere dal pensiero che i propri figli siano felici. E quindi metto l'impegno, lo farò per me e per loro. Cioè, l'impegno ce lo sto già mettendo, però non mi devo trascurare e non mi trascurerò. E adesso sono arrivata da Elena, vediamo un po'. Ah, c'è qualcuno che disegna qua. I compiti, perché venerdì lei si porta avanti, che amore. Eri andata fuori a prendere la giacca? Andiamo a prendere le tue cose? Dove sono? Già fuori? Ah, ok. Sì, sono venuta a piedi, così ci facciamo una passeggiatina insieme. Ormai anche quelli dell'altra quinta mi chiamano Nina. Eh sì, ho sentito che ti chiamano tutti Nina. Che amore. Andiamo, andiamo, c'è la cartella. Vado a scuola, esco da scuola. Come è stata a scuola? Come è andata a scuola? Ah sì, è vero, giusto. Bene, non è andata bene, sai, ho fatto tutti i compiti, mi sono portata avanti con i compiti del weekend, sei stata brava? Erano difficili le operazioni? Un pochetto lunghe più che altro. Indovinato? Sì, abbastanza. Ah, abbiamo tolto la mascherina, tanto siamo solo noi. Ok, dicevi? Che mi ero messa al posto della mia compagna che se n'era andata, perché avevo il sole in faccia, e ad un certo punto arriva questa bambina e mi continua a fare domande. Del tipo, come si legge questo numero? Le operazioni sono difficili? Perché era una bambina più piccola, Sì, dice. era abbastanza E piccola, credo che certo. facesse seconda. Patatina. È curiosa, voglia imparare. Abbastanza. Topolina. E com'è andata la giornata? Bene, bene. Bene. C'è qualche aneddoto particolare da raccontarmi? Qualche aneddoto. Quindi si può dire no. È un sacco che non facciamo questa strada a piedi, vero? Che bello! Oddio, mi è Un sempre. giorno non la farai più. Eh sì! Tra un po' farai poi le medie. Dicevo che l'ho sempre fatto volentieri, però adesso ancora di più. Hanno cominciato a costruire qua! Che bello Che però. bello! Vediamo un po'.
Noi siamo lì e vediamo di fronte. Sbirciamo. Stanno costruendo. Vediamo da dove si riesce a guardare. Qui si vede. Sì, qua si vede. Ecco, Wow. bello Interessante, però. carino, sì. Guardiamo anche il di sopra. Che bello! Carine queste case. Qui c'è il cancellino e li stanno costruendo. Oh! Guarda così bella. Belle, eh? Abbiamo attraversato, andiamo! Comunque ti stavo dicendo Sì. che una volta quando eravamo io e Stella che stavamo tornando, Sì. volevamo andare per il parco, però ad un certo punto arriva un cane, sì, bello, però un po' grosso. Di quelli tipo se ti salto addosso mi ribalto, cioè ti ribalto. E c'era questo cane e Di quelli che hai detto che sì, ti riba. Si che se salta addosso. vuole ti ribalta. Ok. E diciamo era un po' Timorosa? Sì. però la signora mi ha detto non preoccuparti, è un cane buono. Sì. Poi sono scesa dalle braccia di Stella e Che ti aveva presa prontamente in continuiamo, braccio. sì, e continuiamo a camminare e scopro che Sì? si chiama come il mio soprannome, Davvero? Nina. Davvero? Ma pensa un po'. Forte! Quindi ho detto, e io pensavo che fosse un altro cane che era il suo amico, Sì. che si chiamasse Nina, quindi io stavo pensando, ah, se tratta un cane che ha il mio stesso soprannome, tecnicamente dovrebbe fare la stessa cosa con me. Già. In realtà no, era lui stesso, quindi non può fare male a un suo simile. Già. Senti che aria. Adesso. Comunque era molto bello, credo che sia un golden. Ah, che bello! Bello, sì, hai ragione. Bellissimo. Ah, guardate davanti a noi in quel riquadrino lì. C'è il parco. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Adesso rimettiamo le mascherine perché ci sono un pochino di Beh, persone. io l'ho già messa. Brava! L'altro giorno Elena stava andando a letto. No, era già a letto, ti ricordi? E Nico ti ha detto una cosa. Cosa? E tu volevi parlargli a Nico, volevi dirgli qualcosa. E hai fatto il gesto di toglierti la mascherina, ma eri a letto, non ce l'avevi, ti ricordi? Ok, adesso Quindi mi metto. sono tirata al mento. Sì. Mettiamo mascherino anch'io, ok. Oh, poi dobbiamo parlare di una cosa importante. Cosa vogliamo mangiare di merenda? I cracker li hai mangiati? Ah, perché Sì, dobbiamo raccontare cosa hai fatto oggi. Sei andata più tardi a scuola. Come sì. mai? Perché sono andata dal dentista. Dove sei andata? Dal dentista. Ah, e cosa hai fatto? Allora abbiamo fatto un cos'era? Laser. Un laser sull'afta? Sì, un laser sull'afta gigante che avevi. E l'afta come va adesso? Bene. Bene, Quasi ottimo. non la sento, quindi. Ah, oh, molto bene, l'hai fatto bene. Benissimo. Ah, mettiamo una piccola foto di Elena sulla poltrona del dentista. Sì. di qua, verso di me. Yeah! Che belli! Sì, Sono proprio carini. davvero. Questi qua bianchi. Poi quelli lì sono ciliegi, però ancora. Andremo a raccogliere. Sì. C'è Nico a casa da solo, sai? Ma sai che è stato carinissimo? Mi ha fatto una tisana prima e mi ha visto tornare un pochino stanchino. E mi ha fatto la tisana, che carino. Tisanozza. Sì, me l'ha proposta e me l'ha fatta. Adesso Quale andiamo da tisana lui. ti ha fatto? Mi ha fatto una di quelle col pistacchio. Buona, eh? Sì. Sì,
Sai che ho comprato tantissima? Sì? Oggi c'era il super sconto sulla salsiccia, quella che piace a voi. Ah, sì. E ne ho comprato un sacco, stasera la facciamo la pasta con la salsiccia. Yeah! Ok, andiamo. Arrivata. Ti ricordi quando avevamo fatto il teletrasporto? Allora facciamo così. Fai il teletrasporto da qua fino a dentro casa, ok? Ok. Tre. Sì, fai tu, vai tu. Uno, due, tre. Elena, ma ci sei raddoppiata! Oh, bentornati a casa e buon weekend a tutti! Anche a voi! Ciao ciao! 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 Iscrivetevi al canale, attivate la campanella così! Lasciate un like! Esatto! Video. Racconta un po' cosa è successo oggi mentre tornavamo a casa da scuola. Eravamo nel mezzo al traffico col finestrino giù e cosa abbiamo sentito? Quella ragazza cosa ha detto? Sì, quella ragazza che aveva detto, quello è uno youtuber o qualcosa simile. Sì, sì! Ma questo è uno youtuber, sai? Lo sai? E ha detto l'altra. E noi che eravamo immersi nei nostri pensieri, adesso bisogna andare a fare questo, quest'altro, a tutt'altro stavamo pensando, però ci ha fatto piacerissimo, vero? Ciao ciao, baci! Ciao!